non bastasse poi, queste donne sono pure un po' come Cenerentola, solo che Cenerentola si ritrasformava dopo la mezzanotte. Per le donne invitate ai matrimoni, l'incantesimo finisce dopo la prima tranche dei balli di gruppo. Basteranno uno swing e una magarena per vedere tacchi 12 trasformarsi immediatamente in infradito, coprispalle di seta volare via per lasciare ampio respiro agli aloni giallastri sotto le ascelle. Interamente scritto e recitato dall'attrice Daniela Baldassarra, lo spettacolo 00, monologo sulle differenze di genere, è stato il momento clou della serata dedicata al progetto Educazione in Genere, che coinvolge numerosi alunni dell'Istituto Comprensivo Bonsegna Toniolo di Sava e Fragagnano. Con il suo monologo, la Baldassarra evidenzia con ironia le differenze di genere. Un discorso apparentemente incoerente e inconcludente, che racconta con linguaggio tagliente e irriverente la guerra dei sessi, l'incomunicabilità tra uomini e donne e le loro conseguenti solitudini. Protagonista una donna, moglie delusa, casalinga frustrata, madre mancata, femme fatale, improvvisata. Coprotagonisti ovviamente gli uomini con le loro manie e schiavi dei loro pregiudizi. Al di là delle apparenze, la morale più profonda di questo spettacolo punta all'idea di complementarietà e di amore. Una combinazione vincente di umorismo e riflessione, importante in questo periodo che manifesta una recrudescenza del fenomeno della violenza di genere. Ma sentiamo quali sono le finalità del progetto. Uno spettacolo teatrale per dire cosa? Per parlare di un progetto sulle pari opportunità che noi facciamo a scuola con i bambini e con i ragazzi e quindi per far arrivare forte e chiaro il messaggio alle orecchie di molti abbiamo deciso di farci accompagnare dallo spettacolo di cabaret di Daniela Baldassarra che da tempo si occupa di tematiche di genere e ce le presenta ironizzando gli stereotipi perché a volte gli stereotipi se non vengono riconosciuti non si possono affrontare e combattere, quindi noi a scuola li affrontiamo combattendoli con l'educazione e questa sera ci facciamo sostenere anche da Daniela Baldassarra. Sarà uno spettacolo divertente, anche un po' irriverente, anche un po' riflessivo, con toni un po' più ironici sicuramente. Un messaggio rivolto ai bambini, ma non solo. Non solo ai bambini, agli adulti, però visto che la parità di genere parte da un fatto educativo, è bene che si inizi dalla piccolissima età per poter parlare di questi argomenti. Non ci sono parole difficili per raccontare la parità di genere e per fare in modo che si arrivi alla parità. Si può partire dalla scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media, cambiando solamente il linguaggio, rendere più chiaro il linguaggio e diventa fruibile per tutti. Anche l'ironia diventa un linguaggio pertinente per far divertire e far pensare. Veicolare appunto questa informazione. Certamente sì, l'abbiamo fatto anche stamattina attraverso una mostra fotografica e pittorica che parte proprio dai ragazzi della scuola media che sono qui, sono un po' intimiditi dalle telecamere e loro hanno rappresentato le donne comuni e donne importanti, quelli che fanno la storia comune e che fanno la storia del mondo. Ecco, ci spieghi cosa avete fatto questa mattina? Allora, abbiamo fatto vedere una mostra in cui abbiamo espresso i temi che abbiamo trattato durante anche l'anno scolastico, che trattano dell'amore, dell'amicizia, del femminicidio e della parità di genere. Una fotografa è stata Lucilla Sergio, di cui abbiamo fatto anche, cioè abbiamo fatto notare delle sue opere, di cui è Volti di donne. Vuoi dire qualcosa anche tu? Sul tema dell'amore stiamo partecipando a un progetto proprio con la professoressa Manigrasso che si chiama, è intitolato Ragazzi in gamba e alcuni ragazzi della nostra classe stanno preparando un balletto che è una coreografia che poi porteremo a questo progetto appunto.
Beh, sicuramente l'emergenza rispetto alla violenza sulle donne ce la sentiamo tutti. Da ultimo questo fatto di cronaca di Latina ci ha veramente sconvolto. È chiaro che in una scuola, in un istituto comprensivo dove si hanno bambini molto piccoli, l'argomento della violenza sulle donne e del femminicidio viene trattato in maniera abbastanza marginale. In realtà noi partiamo da un discorso legato agli stereotipi di genere. Gli stereotipi di genere sono stereotipi per i quali ogni donna, ogni bambina, ecco, quando viene educata ancora già con un percorso un po' segnato. Qual è l'idea? L'idea è che affrontando determinate tematiche con i bambini si possa avere una ricaduta sui bambini ma anche sui genitori. Ecco perché le insegnanti, attraverso questo progetto Educazione in Genere, hanno voluto inaugurare il progetto attraverso questa manifestazione di questa sera, che è una manifestazione che ha un tono leggero, perché naturalmente ci sono argomenti che sono pesanti già per noi adulti, insomma. Sindaco, possiamo affrontarli. Sindaco, sul filo dell'ironia si veicolano messaggi importanti, dunque grazie alla scuola. Sì, assolutamente, soprattutto quando si ha a che fare con i bambini, con i ragazzi, con le nuove generazioni, utilizzare l'ironia, utilizzare la simpatia è uno strumento importante per far comprendere come il rispetto della persona sia fondamentale. Come diceva giustamente la preside, viviamo oramai quotidianamente episodi di violenza veramente assurda. L'episodio di ieri ha lasciato il segno un po' in tutti noi. Certamente dobbiamo riflettere sull'importanza del rispetto della persona in generale, ma riflettere anche come istituzioni sulla maggiore attenzione che deve essere prestata nel momento in cui determinate situazioni vengono segnalate, perché accade molto spesso che episodi di violenza, qualche volta denunciati anche come nel caso di Latina, non vengano attenzionati così come è opportuno che avvenga, e poi le conseguenze sono quelle che sono. È chiaro, ogni episodio è diverso dall'altro, riflettendo stamattina e parlando con alcuni miei colleghi, valutavamo la fortuna che abbiamo in Italia di non avere la disponibilità delle armi, come avviene negli Stati Uniti, perché veramente per quella che è la nostra situazione, allora veramente dovremmo preoccuparci. Anche qui a Sava abbiamo vissuto un episodio molto molto efferato, per cui fortunatamente le armi sono in possesso soltanto di chi le sa usare, fermo restando che poi questi episodi possono accadere. Anche lei, sindaco, qui a Sava, lei è il sindaco di Fragagnano, presente a sostegno anche di questo istituto che è comprensivo e comprende i due paesi. Certo, siamo molto orgogliosi questa sera di partecipare a questo evento organizzato dall'istituto, rappresentato dalla dirigente scolastica, la dottoressa Sirsi. È fondamentale il tema, le pari opportunità e le differenze. Quindi se da una parte si cerca di raggiungere l'uguaglianza appunto attraverso il tema delle pari opportunità, dall'altra parte bisogna valorizzare le differenze. Quindi questa ambivalenza della serata mi pare un tema molto interessante, quindi complimenti agli organizzatori. La presentazione...